Oltre 2.000 studenti, incuranti della pioggia, hanno dato vita alla marcia contro la mafia che si è snodata attraverso i valloni sulla strada provinciale denominata Marcia Antimafia 26 febbraio 1983, in un territorio dove la mafia scioglieva nell'acido i suoi avversari. Presenti i ragazzini della scuola dell'infanzia, delle medie e delle superiori che hanno esposto i loro striscioni e cartelli contro la mafia che presenta ancora degli addentellati anche tra i colletti bianchi come rappresentato in un cartello molto significativo esposto dai giovani del liceo artistico Renato Guttuso che ne hanno realizzato altri raffiguranti gli uomini che hanno combattuto la piovra con la scritta "È vivo". Com'è nata questa idea di realizzare questi manifesti? Beh, da noi è una cosa molto sentita, quindi ci sentivamo in dovere di farlo, perché per noi non muoiono mai questi eroi. Ci sono ancora i colletti bianchi che colludono con la mafia? Sì. E chi sono? Quelli più che ci spaventano di più, che sono, non hanno volto. Presenti, oltre ai ragazzi di Bagheria, anche quelli di Baucina, Ficarazzi, Altavilla Milice e Casteldaccia, dove si è conclusa la manifestazione organizzata dal Centro Studi Iniziative Culturali Pio La Torre, con l'adesione della rete delle scuole Barb El Gherib e le altre associazioni e i comuni rappresentati dai rispettivi amministratori, e anche dall'Arcidiocesi di Palermo, le parrocchie di Altavilla Milice, Bagheria, Casteldaccia, San Nicolò d'Arena, la Casa dei Giovani, il commissario dell'area metropolitana, la Caritas di Bagheria e le associazioni culturali antimafia del lavoro e dell'impresa e il consorzio sviluppo e legalità. Padre Stabile, dalla prima marcia fino ad oggi molto è cambiato in questo territorio per quanto riguarda appunto questa sensibilità contro la mafia. Certo, anche queste iniziative già nel trentesimo, ora nel trentacinquesimo, ha portato anche nei ragazzi, nei giovani, negli studenti. Lo scopo nostro è quello di passare ai ragazzi questa memoria, che sia una memoria però attiva, non una memoria soltanto così per ricordo storico, perché ancora oggi i problemi ci sono, la mafia è presente, ma non solo la mafia, ogni forma di violenza che vuole imporre agli altri il dominio sia sul piano proprio ideologico ma anche sul piano fisico, un dominio di asservimento agli altri, questo è il nostro scopo, una cultura di democrazia, di rispetto della persona umana. Io penso che questo lo stiamo facendo con responsabilità, insomma, e quindi speriamo che anche se il tempo non è propizio, ma la partecipazione dei ragazzi, dei giovani è straordinaria. L'arcivescovo, proprio ieri ci siamo sentiti, sarà presente a Casteldaccia per dare un saluto ai ragazzi. Noi non vogliamo essere invadenti, ma la Chiesa non può essere marginale rispetto a questi problemi. Ci interessano profondamente perché toccano la persona umana e in quanto tale è compito nostro intervenire anche in questo campo che riguarda la mafia. Non è una supplenza la nostra, fa parte del nostro ministero di Chiesa, che è il nostro compito di formazione della mentalità, del modo di pensare, della cultura, perché ciò che è umano è profondamente anche cristiano. Il messaggio che diamo con le ragazze e le scuole è che ancora una volta queste popolazioni si rivoltano contro la mafia. È strano che in questa campagna elettorale né mafia né corruzione sono oggetto di argomento elettorale, mentre qui ancora, nonostante tutte le sconfitte, sono paesi condizionati dalla mafia e quindi il loro sviluppo, il loro futuro di giovane è compromesso, è condizionato, e noi dobbiamo dire assieme a loro: ribelliamoci ancora una volta per impedire che la mafia e il sistema politico mafioso condizionano il futuro dei giovani. La manifestazione, giunta alla 35esima edizione, è stata la rievocazione di quella che si svolse il 26 febbraio del 1983, alla quale parteciparono migliaia di cittadini per dire no alla mafia, che in quel periodo eliminava decine di persone nel territorio, reso famoso come il Triangolo della Morte, ricadente nei comuni di Bagheria, Casteldaccia e Altavilla Milicia. A Piazza Madricia, Casteldaccia, hanno preso la parola tra gli altri il sindaco Fabio Spatafora, la coordinatrice della rete delle scuole Barb El Gherib Angela Troia, Vitolo Monaco, presidente del centro studi Pio La Torre, e l'arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice. Vorrei soprattutto salutare voi, carissimi giovani,
e dirvi: continuate a criticare la nostra vita di adulti, diteci quello che veramente pensate e ricordateci che il mondo va visto con i vostri occhi, con il desiderio che avete di una città che diventa accogliente, capace di far realizzare la vostra vita, i vostri desideri, i vostri sogni, di una città che sia inclusiva, di una città che non conosca l'ingiustizia, la prevaricazione e soprattutto quella illegalità che è una soppressione della dignità dell'uomo, della sua libertà, per cui 35 anni fa tutte le forze si sono messe insieme. A voi giovani, diteci, criticate noi adulti, le istituzioni, anche la Chiesa, criticatela perché possiamo essere realmente accanto a voi testimoni e accompagnatori per una costruzione della città nel senso che nel cuore voi vi ritrovate. Quella città che si costruisce secondo la giustizia, la libertà, ma soprattutto quella città che permette incontri di bene e in fondo permette la realizzazione del desiderio più vero dell'uomo, che è la felicità. Buon cammino e continuate con energia e forza.